Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video da voi scelto per via del sondaggio fatto nella community di YouTube e il soggetto di cui parlerò sarà Master Wallace. Prima di iniziare farò una breve introduzione per descrivere il personaggio in questione. Parliamo di Roberto Moroni, alias Master Wallace appunto, un ex poliziotto che facendo culturismo negli anni ha costruito un certo fisico con delle notevoli masse e a un certo punto ha deciso di mettersi una maschera in faccia e creare questo personaggio, Wallace appunto, che era una sorta di guerriero della ghisa, paladino dei natural, che si scagliava contro i dopati del mondo odierno. E quindi una sorta di guida o modello per i giovani per poter sradicare il male che c'era nel culturismo. Diciamo che sulla carta tutto molto bello, ma nei fatti una marea di fandonia. Quindi lui praticamente sostiene che la maggior parte delle persone nel bodybuilding sono dopate, che è condivisibile, parlando sempre con questi toni epici, dando del mediocre saccente a chiunque provasse a contestarlo. E chiunque facesse più di 149 di panca, che per lui è il limite tra natural e doping, era automaticamente dopato e quindi un bugiardo che senza anabolizzanti avrebbe fatto al massimo 110. Qualunque powerlifter faccia più di lui, automaticamente viene tacciato di doping. Eh sì, perché lui non fa distinzione tra culturista e powerlifter. Per lui chiunque faccia pesi e superi lui in panca, per forza deve essere dopato. Quindi immaginate la mia persona come potrà essere adirata per raccontare questo video, in quanto io ho sempre fatto pesi in modo pulito e completamente drug free. Quindi è una sorta di supereroe con la maschera che parla in un canale YouTube e ha creato anche un sito chiamato Italian Body, in cui vende delle schede e un sistema chiamato Master Wallace System. Una specie di Vanna Marchi dei pesi, insomma. E alla fine io non ce l'ho con lui, lui fa bene a fare quello che fa, ce l'ho con la massa di persone che gli va dietro, che sono di una ignoranza assurda, perché non avendo alternative, e lui ovviamente dice che tutti gli altri sono dopati, si rende esclusivo così come è esclusivo il suo modo di allenare, e quindi la gente gli va dietro. Basterebbe un attimo fargli vedere dall'altra parte l'alternativa o far capire le contraddizioni di questo personaggio e le cazzate che spara per far cascare tutto questo castello di carta. Chiusa questa parentesi, ora introdurrò la mia esperienza con lui, puramente virtuale, perché io non l'ho mai conosciuto, pur sapendo che non abita tanto distante da me, perché se non sbaglio si allena in una palestra di Ravenna e io sono a San Benedetto, quindi siamo più o meno 200 km distanti. La prima volta che ho saputo del suo nome fu nel gruppo bio nel fine 2012, perché io venivo dal culturismo e in parte emulavo questo suo modo di parlare, pur non sapendo la sua esistenza, quindi parlavo di ferro e polvere, la via del guerriero, la purezza del natural, e un certo Liparoti, che all'epoca seguiva il bio, mi disse: ma per caso sei il figlio di Master Wallace? Quindi io dissi: ma chi è questo Master Wallace? No, sono io che parlo, non mi sono fatto influenzare da nessuno. Così per curiosità andai su Google a cercare questo personaggio e mi uscì fuori il suo canale e i suoi video YouTube, in cui lui con la maschera parla come me adesso davanti allo schermo e fa questi sermoni su di lui, ergendosi come il re dei natural, eccetera eccetera. Insomma, alla fine non fa altro che elogiarsi e attaccare qualcun altro. Ho cercato anche di vedere se avesse un sito oppure un social network personale, infatti c'era un gruppo che adesso non mi ricordo il nome, e quindi mi sono iscritto per entrarci dentro e capire un po' come erano fatti i suoi seguaci, che sono una massa di cerebrolesi, cioè gente che praticamente se vedono 100 kg in palestra già per loro è lo spartiacque tra il comune mortale e il semidio. Immaginate Master che fa 150, e la panca che viene insegnata lì dentro è senza fermo, perché secondo Master la panca va fatta con rimbalzo, perché non siamo in gara. Sì, ma lui non sa che il rimbalzo è un modo per fare anche più chili, oltre al fatto che lui stacca anche il sedere dalla panca. Non per nulla ha inventato un cuscino, il cuscino Wallace, che è una vera assurdità, un ingegno di marketing. E lui dice che con questo cuscino fate più 10 di massimale. Ed è vero alla fine, perché mettendo questo cuscino sotto al sedere, vi trovate a fare un arco lombare più alto, e quindi di fatto il petto è più in spinta, e sollevate più chili. È ingegnoso, cioè non puoi contestare questa cosa. È vero, funziona. Però quello che non dice è che non è il cuscino in sé che fa fare più chili, è il fatto di avere il culo staccato. Allora mettete un libro, mettete qualsiasi cosa che possa tenervi il culo staccato dalla panca, oppure potreste semplicemente tenerlo staccato come fa lui tra l'altro nei suoi video. E quindi insomma è proprio un genio del marketing. Se è un fenomeno in qualcosa, lo è in questo, non certo nella sua forza o nelle sue notevoli masse stondate. Caro Master, io sono entrato nel tuo gruppo mi pare nel 2014, non mi ricordo di preciso, e ricordo che tu avevi indetto questa gara di panca virtuale, cioè praticamente tutti i tuoi iscritti postavano un video con una panca fatta con un certo modo, arco e fermo al petto, e io ricordo che c'era una lista e il più forte dei tuoi faceva 130.
Al che ho pensato, o pubblico un video di punk con 131 in cui faccio fatica a tirare su, ma sono più forte di tutti, di poco, oppure pubblico un bel video non troppo recente, ma comunque molto più alto della media per stupire le folle. Cosa ho fatto quindi? Ho pubblicato una doppia a 150 in un periodo in cui avevo appena iniziato a fare powerlifting. Qualcuno ha visto il mio video, ti ha subito taggato e tu mi hai risposto: esecuzione buona, ben fatta, quindi convalidata per la prova, per poter essere messo in lista. Però, dopo aver visto la facilità con cui ho fatto la seconda ripetizione, cosa mi hai chiesto? Quanta avessi di braccio? Come se ci fosse correlazione di centimetri di braccio e la forza su panca. Questo perché la tua errata concezione di panca è di tirare con le braccia in discesa. Quindi per te ci vogliono 50 cm di braccio per fare 150 di panca. E ti risposi 80 kg e 42 cm. E per te, purtroppo, non poteva essere possibile. La tua accusa fu che io mi fossi dopato, quindi prendere forza e non tanta massa per tirare su quei chili, squalificato dalla gara e cacciato dal tuo gruppo, nonostante ti avessi detto di essere persino un powerlifter, quindi abbastanza normale essere fuori dalla media, no? Però purtroppo tu non fai distinzione tra le due specialità, anzi addirittura dicesti che nel powerlifting si usa ancora più doping in quanto c'è agonismo. Va bene, insomma, chiusa questa cosa, io non la presi molto bene. Gli anni successivi provai a rientrare in un altro gruppo, in quanto questo fu chiuso, ed era un gruppo Facebook che tu avevi appena aperto, gruppo ufficiale Master Wallace. Poi cosa è successo? Che io ti ho scritto in privato e tu mi bloccasti più profili, sia Domingo Poliandri che un altro profilo clone che io uso, che è la mia faccia con i capelli, con un nome omonimo, Domenico Polidori, e tu bloccasti anche quello. Allora ho provato a rientrare in un altro gruppo Facebook che tu avevi aperto da poco, il Master Wallace System, una cosa del genere, con Domenico Polidori per sicurezza. Così fui accettato dai moderatori del gruppo. Non esordì con la panca stavolta, provai a mettere uno stacco da terra non tanto pesante, nessuno disse nulla. Provai con lo squat, qualche complimento, ma ancora niente. Nel frattempo correggevo le panche di tutti, perché c'erano video sceni con rimbalzi paurosi e culi per aria, insomma. Cercai un po' di eroderti il consenso che avevi lì dentro, perché era molto facile, bastava spiegare le cose come stavano e chi aveva un minimo di acume mi andava dietro. E quindi si stavano creando quasi due correnti di pensiero. Stavo cercando di manipolare le giovani menti, cosa che tu fai tra l'altro molto bene. Alla fine ho deciso di esordire con la panca, ma mettere un video attrezzato stavolta. Quindi una panca con la maglia con 210 kg. La mia speranza era che, non sapendo la differenza, uno potesse pensare: vabbè, ci prenderà 100 kg dalla maglia, quindi non è tanto forte. Purtroppo per me sottovalutavo l'ignoranza totale di quel gruppo. Infatti qualcuno, come vide quel video, scrisse: sento puzza. Cioè, sospettavano che fossi dopato. Io dico: mannaggia, non è che mi sgamano un'altra volta. A un certo punto l'admin del gruppo mi chiede di sbloccarti, perché tu non potevi leggermi, e qualcuno ti aveva detto: master, c'è qualcuno che fa 2-10 di panca, ma è natural o non è natural? Così io ho risposto: mi deve sbloccare lui, perché io non l'ho bloccato. Così poi, quando hai potuto vedere quel post e hai visto quei 2-10 di panca fatti anche abbastanza veloci, mi hai fatto la fatidica domanda sul braccio, sul peso corporeo e quanto ci prendessi dalla maglia. Io ti ho risposto: guarda, ci prendo 60-70 kg, quindi faccio al massimo 160-170 rou. E tu mi dicesti che non era possibile, perché ovviamente più di 10-20 kg dalla maglia, non so quale tua convinzione, non si potessero prendere. E quindi avevo 190 e dopato, dopatissimo anzi. E quindi mi hai sbattuto fuori per l'ennesima volta, perché sapevi che ti stavo sorpassando di nuovo. Però molti dei tuoi seguaci, in cui ormai avevo instillato il seme del dubbio, cominciarono ad alzare degli scudi verso di me. Alla fine non facevo niente di male, anzi stavo aiutando molti, dando consigli tecnici, e questo a te non andava bene, ovviamente. Peccato che per tua sfortuna mi ero fatto testare in FIPL e quindi avevo un bel report antidoping in cui ero risultato negativo. E un tuo seguace lo pubblicò nel tuo gruppo dopo avermi cacciato, perché ovviamente non potevo più rispondere, per dimostrare che io fossi pulito. E tu cosa dicesti? Ragazzi, ma si sa che i test sono pilotati, pure io posso andare lì, mettermi d'accordo e far passare che sono negativo. Praticamente io, nonostante avessi passato il test, ero comunque dopato, perché non era possibile avere quei chili. Quindi non esiste altro dio all'infuori di Master. Sostanzialmente il messaggio è questo. Io ovviamente mi sono incazzato per la 1ª volta, non ne potevo più, perché
non è possibile. Passi la prima volta che non avevo fatto il test, ma ho anche la prova adesso. Che cazzo devo fare? Devo venire fino a Ravenna a portarti le urine e spancarti davanti? Bella idea. E infatti così ho voluto fare. Annunciai su Facebook di voler salire con la mia squadra, approfittando del fatto che ci fosse una gara da quelle parti, per venire lì a bastonarti, in senso figurato. E invece tu cosa hai capito? Che io volessi venire lì a picchiarti con un gruppo di persone, come se non avessi le palle per farlo da solo. Ci scrivesti anche un post facendo la parte della vittima. Poi, quando negli anni qualcuno ha cercato di accostarti a me, tu scrivesti un altro post che passò alla storia, del tipo: Domingo Poliandri, il più scarso panchista mai visto. Lo batterei ad occhi chiusi. Certo, master, nei sogni forse. Insomma, la storia finisce qua tra me e lui, perché poi non ci saranno più scontri diretti su Facebook, in quanto mi avrà bloccato con 1000 profili diversi, perché lui è uno che teme il confronto, ovviamente. Ma ha bloccato chiunque come me l'avesse superato su panca, non solo io. E nel tempo ha sempre fatto anche video su YouTube parlando male di powerlifter, senza specificare mai nome e cognome, perché comunque uno deve anche stare attento a fare accuse di doping se non ha le prove. È uno che ha fatto la sua fortuna vendendo un sistema esclusivo che funziona tra l'altro solo su di lui, però la gente è convinta che lui abbia la verità in tasca e quindi lo ascolta come se fosse un profeta. E tutti gli altri sono cattivi che ce l'hanno con lui, o sono rosiconi. Ora io vi invito a vedere un video di panca suo, che adesso mostrerò. Quello che avete visto praticamente è un video di panca recente in cui fa 150 kg, adesso non so quanti anni ha, 50, 60, non lo so. Se invece di arrivare col bilanciere al petto, è il petto che va al bilanciere, perché stacca questo sedere in modo incredibile per fare una sorta di arco. I culturisti se la prendono con noi perché rubiamo ROM, ma però questo è l'arco sbagliato che non bisogna fare. E adesso vi invito a confrontarlo con una panca fatta da me recentemente, che sono 185 kg. Chi dei due padroneggia il peso? Ora, Master cosa direbbe? Che io senza doping farei al massimo 110 kg. Ma Master, quei pesi li facevo dopo 5 mesi di palestra. Non sono io che sono dopato, sei tu che sei scarso. E questa è la verità e non l'accetti. Per questo mi blocchi e continui a parlare male di tutti gli altri. Tutto qua, io non ho nessun problema con te. Però tu devi smetterla di sostenere che io sia dopato o che io per genetica non ti possa stare dietro. Perché qua non sono io a essere troppo forte, sei tu a essere troppo debole, tecnicamente parlando. E infatti ho visto molti tuoi seguaci che ti vanno dietro e fanno personal record di panca semplicemente rimbalzando più forte o staccando il culo più alto che possono, e sono convinti di essere migliorati, quando in realtà se io gli mettessi un bel fermo al petto e gli facessi tenere le chiappe a posto, morirebbero con quel carico e lì scoprirebbero la verità. Per concludere, personaggi come lui ce ne sono tanti sulla rete, ne ho visti di tutti i tipi. Lui è quello ovviamente più famoso e più caratteristico, perché uno che si mette la maschera e fa questi discorsi è affascinante. Però io penso che sia importante metterci la faccia invece, e lui dovrebbe gettare questa maschera che ha addosso per far capire chi è lui veramente, che non è questo dio della panca o del bodybuilding, ma è semplicemente uno dei tanti palestrati che fa lo sbrono in palestra spancando a cazzo di cane con la solita scusa: ma io non faccio le gare, non faccio powerlifting, quindi prendo il muletto e tiro su 200 kg. E la gente con la bava che gli va dietro. Cercate di informarvi, perché il livello medio non è quello che vedete in palestra, che è 100 kg, ma è molto più alto. Perché io ragiono a livello agonistico, non ragiono con la mediocrità. E alla fine il vero mediocre saccente è Master, e voi che gli correte dietro. E con questo ho concluso. Spero che vi sia piaciuto questo confronto tra me e lui e tutte le vicende personali che ho avuto. Continuate a sostenermi, a iscrivervi al mio canale, mettete un commento, scrivete se avete qualcosa da dire anche sulla vostra esperienza personale con lui. E se tu mi stai guardando, sì, dico a te, che sei un altro che lo sta seguendo, che non vede risultati, guarda questo video, fatti due domande e contattami magari. E ti mostrerò io la vera via del natural per arrivare a 150 kg. E te lo dico con questa faccia, non con una maschera in viso. Ora, caro Master, ho deciso di farti un regalo. Ti farò vedere come si fa la panca piana. Per cui prima mostrerò a tutti come tu esegui la panca piana. Se poi gli serve una lezione dal vivo, un colpo di telefono e io vengo su. Allora, Master, il primo errore che tu fai, ovviamente, a parte il fatto che non ti incastri per niente, sdrai sulla panca con le spalle di fuori e sganci il peso. In questo modo, ok? E poi cosa fai? Scendi alzando il culo in questo modo e rimbalzi anche salendo storto. E grazie al cazzo che fai 150 kg. Ma la potenza è nulla senza controllo. Quello che devi fare, intanto,
metti le spalle sopra la panca, stai un po' addotto e cerchi anche di stare depresso portando il petto al mento. Impugni la presa che preferisci, larga o stretta va bene. Se vuoi staccare il culo va bene, per sganciare il bilanciere in modo che non perdi l'incastro. In questo modo. Ok? A quel punto riappoggi il sedere e porti il bilanciere al petto, non il petto al bilanciere. Fai un piccolo fermo e vai su. E l'alzata è finita. Capito? Niente di più semplice. E visto che hai una certa età, devi cercare anche di preservare le spalle. Quindi è il momento giusto per imparare a fare la panca bene. Per cui se volessi un giorno riuscire a fare 150 kg come li ho fatti io con questi 70, non hai che da contattarmi, è il mio lavoro. Dai, un saluto e alla prossima.